viveva felice nel cuore delle grandi praterie del Kansas, con lo zio Enrico, che faceva il contadino, e la zia Emma. Dorothy, non riesci mai a stare ferma, su, riposati un po'. Oh, lascia che si diverta. Totò, vieni qui. Hai visto? Sono riuscita a prenderti, Totò. Ma cosa succede? Io vado a casa a legare i cavalli. Questo corpo è dove? Aspetta, mi chiedo, sta arrivando. Oggi ha tanta paura. Presto, presto, nascondiamoci in cantina, aspetta. Sì, facciamo presto, zia. Vieni, Totò. Dove sei, Totò? Totò, vieni fuori, presto. Totò, sta arrivando un ciclone. Dobbiamo andare in cantina, vieni fuori di lì. Dorothy, Totò, ti aspetta. Cominciò a volare nell'aria, preso dalla furia del ciclone. La casa continuò a volare nell'aria, trasportata dal vento furioso, che pian piano cominciò a calmarsi e finalmente si fermò. Si è calmato, siamo fermi. Totò, svegliati, non stiamo più volando. Siamo salvi. Oh, che bello. Il ciclone aveva deposto la casa di Dorothy in un paese meraviglioso. È il paese più bello che abbia mai visto. Che c'è, Totò? Perché vai? Quattro strane persone vestite in modo bizzarro si stavano avvicinando a loro. Oh, nobilissima fata, benvenuta nella terra dei succhi a limoni. Noi ti siamo infinitamente grati perché tu hai ucciso la malvagia strega dell'est. Ma io nella terra dei succhi a limoni? Eh sì, benvenuta, nobile fata, io sono il capo di questo paese. Oh, siete molto gentili, ma non capisco, vi sbagliate. Io non sono una fata, non ho mai ucciso nessuno. Chi è la strega dell'est? Sì, invece, è la tua casa che ha ucciso la strega dell'est. Guarda, i suoi piedi sbucano da sotto quella trave. Oh, povera me, è vero, che cosa ho fatto? La casa è caduta addosso, cosa facciamo adesso? Non c'è più nulla da fare, non sentirti colpevole. Davvero? La malvagia strega dell'est ha tenuto per molti lunghi anni il popolo dei succhi a limoni in schiavitù. Ma ora tu li hai finalmente liberati e te ne siamo grati. Io sono la strega del nord e sono amica di questo popolo. Per tutti questi anni abbiamo lottato invano contro la perfida strega dell'est. Nemmeno la mia magia ha mai potuto contrastare la sua malvagità. Ora finalmente tu l'hai uccisa, il popolo dei succhi a limoni potrà essere finalmente libero. Sì, ti ringraziamo tutti infinitamente. Grazie a te siamo liberi, nobile fata. Ah, guardate, si sta sciogliendo, la strega dell'est è sparita. Oh. Prendi le sue scarpe incantate, sono tue. Ma io non voglio queste scarpe d'argento, anche se sono incantate. Io voglio solo tornare nel Kansas. Oh? Come nel Kansas? Sì, voglio ritornare nel Kansas, è il paese dove sono nata. I miei genitori sono morti quando ero molto piccola. E così io vivo là con lo zio Enrico e la zia Emma. Oh. Ma cosa posso fare per aiutarti? Non so dove sia il Kansas. Voi non avete mai sentito parlare di questo paese? Allora io non potrò mai più tornare nel Kansas. Non potrò mai più rivedere lo zio Enrico e la zia Emma.
mago di Oz sa sicuramente dov'è il tuo paese. Chi è il mago di Oz? Il mago di Oz è un grandissimo mago, il più potente di tutti, che vive nella città degli Smeraldi. Allora voglio andare da lui, puoi indicarmi la strada? Certo, cara, è molto semplice. Guarda. Vai sempre dritta per questa strada di mattoni gialli e arriverai nella città degli Smeraldi. Oh, ti ringrazio. Tieni. Oh. Avrai fame durante il viaggio. Ti darò un bacio, nessuno oserà fare del male a chi è stato baciato dalla strega del nord. Sarà un viaggio lungo e pericoloso, fai attenzione, cara. Così iniziò il lungo viaggio di Dorothy e del suo cagnolino Totò verso la città degli Smeraldi. La bambina si era infilata le scarpette d'argento della strega dell'est. Erano scarpette fatate, delle quali nessuno però conosceva i poteri. Il paesaggio intorno a lei era meraviglioso, le donava tanta allegria al cuore. Ma ad un tratto... Buongiorno, bambino. Dorothy si guardò intorno un po' stupita. Le era parso che qualcuno l'avesse chiamata. Invece non c'era proprio nessuno. Oh! Buongiorno, bambina! Ma sei stato tu a chiamarmi! Sì, e dimmi, di dove stai andando? Sto andando alla città degli Smeraldi per chiedere al mago di Oz di farmi tornare nel Kansas. Oh, stai andando da un grande mago! Vorrei tanto poter venire con te! Vorrei chiedergli di darmi il cervello! Il cervello? Sì, io sono fatto di paglia, quindi non ho un briciolo di cervello e desidererei tanto averlo! Credi che se glielo chiedessi il mago di Oz potrebbe regalarmene un pochino? Ma non puoi venire con me, non puoi camminare! Oh, non è vero! Sono capace di camminare! E se solo mi aiuti a scendere da questo palo ti farò vedere come cammino bene! Dorothy provò compassione per lo spaventapasseri che viveva sempre legato ad un palo. Oh, bene! Resisti ancora un po' e sarai libero! Ecco fatto! Oh, ti ringrazio moltissimo! Evviva! Mi sento un altro uomo! Evviva! Posso camminare! Camminare! Evviva! Posso camminare! Lo spaventapasseri si unì così a Dorothy e a Totò per raggiungere insieme a loro la meravigliosa città degli Smeraldi e chiedere al grande mago di Oz il cervello che tanto desiderava. Ma ad un tratto... Che spavento, che sarà stato? Chi avrà fatto questo brutto scherzo? Aiutatemi, vi prego! Aiutatemi, vi prego! Aiuto, vi prego! Sono qui, sono qui! Era un boscaiolo fatto tutto di latta. Vi prego, prendete quell'oliatore e ungetemi tutte le giunture! Non mi posso muovere, è un anno che sto così! Vi prego, aiutatemi! Oh, certo, è questo! Sì, è quello! Ora ti prego, ungimi le giunture! Dorothy unse con l'olio tutte le giunture del boscaiolo di latta. Ah, grazie, sono salvo, grazie. Ah, che meraviglia, come mi sento bene. Oh, grazie, amici, mi avete salvato la vita. Non so come ringraziarvi, ma ditemi, come mai siete venuti da queste parti? Stiamo andando dal mago di Oz nella città degli Smeraldi. Ah, davvero? Che cosa volete chiedergli? Io di darmi il cervello. Io invece voglio chiedergli di rimandarmi nel Kansas, di tornare a casa mia. Oh, credete che il mago di Oz potrebbe darmi un cuore? Io sono fatto tutto di latta e per questo non ho il cuore, ma lo desidero tanto. Posso venire con voi? Oh, sì, certo. E finalmente Dorothy, Totò, lo spaventapasseri e il boscaiolo di latta ripresero il loro viaggio lungo la strada di mattoni gialli verso la città degli Smeraldi. La foresta si faceva sempre più intricata, ma i quattro continuavano a camminare senza paura, quando ad un tratto...
prendertela con un cagnolino. Lui è piccolo e indifeso, mentre tu sei grande e forte. Ma sai cosa sei? Sei un gran codardo, ecco cosa sei. Sì, sì. Dorothy ha ragione, te la prendi con lui solo perché è tanto piccolo. Dai, fatti sotto, leone codardo, su, combatti contro di me. Io sono fatto di latta, non riuscirai di certo a muovermi. Coraggio, che cosa aspetti? Oh, fermati, non uccidermi, ti prego. Mi spiace, non volevo farti del male, ma avevo troppa fame. Sono un leone codardo, è vero, non ho un briciolo di coraggio e me la prendo solo con i più deboli. Sono un vigliacco. Dorothy provò pietà per quel leone codardo e gli offrì qualcosa da mangiare. Gli disse anche che erano in viaggio verso la città degli smeraldi per parlare con il mago di Oz e ognuno gli raccontò la propria storia. Tu che cosa vorresti chiedere al mago di Oz? Mi basterebbe solo un po' di coraggio, vorrei solo essere coraggioso. Allora perché non vieni con noi? Forse il mago di Oz potrà aiutarti. E ancora una volta la nostra piccola comitiva si rimise in viaggio verso la città degli smeraldi con un nuovo compagno. Quando all'improvviso si trovarono davanti un burrone molto largo e profondo. E ora cosa possiamo fare? Ho un'idea. Potremmo fare un ponte tagliando quest'albero. È una magnifica idea. Hai ragione, me ne occuperò io. Forza, leone, spingi su ancora un po'. Il giorno seguente tutti vi salirono sopra per attraversare il grande fiume. Attenzione, la corrente sta diventando sempre più forte, ci allontaniamo troppo! Non abbiate paura, ce la faremo! Aiuto! Oh, spaventa, voglio afferrarti a palo, presto! No, no, non ce la faccio! Buona fortuna! Che cosa facciamo ora? Presto, afferrate la mia coda. Io mi tufferò in acqua. Grazie a leoni, attraversarono finalmente il fiume e toccarono sfiniti la sponda opposta. Lo spaventapasseri, però, era rimasto in mezzo al fiume e nessuno sapeva come fare per salvarlo. Oh, la cicogna, lei sì che ci potrà aiutare. Dobbiamo salvare il nostro amico che è rimasto in mezzo al fiume. Potresti trasportarlo fin qui in volo.
Lo farei volentieri, ma è troppo pesante per me. No, è leggerissimo, è fatto tutto di paglia, ti prego. E va bene, se dite che è leggero, ci proverò. Grazie, cicogna, mi ha salvato la vita. Ormai pensavo che avrei dovuto passare lì il resto dei miei giorni. Sei tanto leggero, sai. Oh, boscaiola, tu sei molto buono, sai. Desideri tanto un cuore come se l'avessi già. Oh, beh. Arrivederci, cicogna. Ci sarò io, cicogna. Poi Dorothy e i suoi compagni proseguirono il cammino. Ben presto, però, si trovarono in mezzo a un campo pieno di papaveri che si stendeva a perdita d'occhio. Ti sei addormentata? Sì, accidenti, si sono addormentati tutti e tre. Hanno aspirato il forte profumo dei papaveri e si sono addormentati. A noi non fa effetto perché non abbiamo il sangue, ma se non li portiamo via subito moriranno. È vero, dobbiamo portarli via. Io prenderò Totò, tu prenderai Dorothy. Poi lo spaventapasseri e il boscaiolo tornarono indietro per allontanare anche il leone dal campo di papaveri. Ma era veramente molto pesante. Uccidere questa povera bestiola innocente in difesa. Non avere paura, quella bestiaccia è scappata. Grazie, mi avete salvato la vita. E questo leone è vostro amico? Sì, l'odore dei papaveri l'ha fatto addormentare. Oh, ma dovete portarlo via di qui al più presto. È però troppo pesante. Ci penserò io. Ma non è possibile, tu sei troppo piccolo. Come fai a muovere un animale così pesante? Io sono la regina dei topi di campo. Chiamerò il mio popolo. E poi cosa pensi di fare? Costruiremo un carro e poi lo traineremo tutti insieme. È una buona idea. Corro subito a chiamare il mio popolo. Grazie anche all'aiuto dei topolini di campo, il leone riuscì a sottrarsi al mortale profumo dei papaveri e a riprendere il cammino con i suoi compagni. Oh, che male, amici! Guardatela! Finalmente, dopo tanti giorni di viaggio lungo e avventuroso, i cinque amici arrivarono alla città degli smeraldi. Oh, che meraviglia! Deve essere proprio la città degli smeraldi! Non ho mai visto niente di più bello! Davvero meraviglioso! Dorothy e i suoi compagni si avvicinarono alle porte della città degli smeraldi e spiegarono al guardiano il motivo della loro visita. Non so se il grande mago vorrà ricevervi, comunque venite con me e vi condurrò io al palazzo. Prima di tutto però mettete questi occhiali. La città degli smeraldi era stata interamente costruita con gli smeraldi e gli abitanti e perfino gli animali erano obbligati a portare giorno e notte degli occhiali verdi per proteggere
proteggere gli occhi dalla luce abbagliante delle pietre preziose. Dorothy e i suoi compagni attraversarono felici e incuriositi la ricchissima e meravigliosa città, finché giunsero al palazzo del mago di Oz, ma qui dovettero aspettare a lungo prima di essere ricevuti. Il grande mago ha accettato di ricevervi. Oh, che bello! Però dovete presentarvi uno per volta. Bambina, andrai tu per prima, va bene? Oh, sì, va bene, grazie. Entrò nella sala del trono e vide un'enorme testa senza corpo. Io sono Oz, il grande e terribile. Chi sei tu e cosa vuoi da me? Io mi chiamo Dorothy, un terribile ciclone mi ha portato in questo strano paese, ma io voglio tornare nel Kansas. Come? Nel Kansas? Oh sì, io vivevo nel Kansas con lo zio Enrico e la zia Emma. Tu solo puoi aiutarmi a tornare là, ti prego, aiutami. Va bene, se è solo questo che vuoi ti accontenterò. Ti rimanderò nel Kansas. Oh, evviva! Ma in cambio, anche tu dovrai fare qualcosa per me. Se vuoi che io esaudisca il tuo desiderio, prima dovrai uccidere la malvagia strega dell'Ovest. Oh, ma non è possibile, non ci riuscirò mai. Poi il mago di Oz chiamò lo spaventapasseri. Questa volta il mago di Oz si era trasformato in una meravigliosa principessa. Mi spiace, non concedo mai i miei favori senza essere ricambiata. Tu desideri un cervello e io te lo darò, ma prima dovrai uccidere la malvagia strega dell'Ovest. Il boscaiolo di latte, invece, quando arrivò il suo turno, si trovò davanti a un enorme mostro. Io dovrei uccidere la strega dell'Ovest? Esatto, e se riuscirai ti prometto che ti darò il cuore più gentile di tutta la terra. Toccò infine al leone. Il mago di Oz aveva assunto l'aspetto di una grande sfera di fuoco e ancora una volta pose la stessa condizione. Ma come faccio ad uccidere la strega dell'Ovest se non ho un briciolo di coraggio? E così Dorothy e i suoi compagni, loro malgrado, si misero nuovamente in viaggio verso la terra dei Martufi, dove viveva la malvagia strega dell'Ovest che Oz aveva ordinato di uccidere. Che posto orribile! La malvagia strega dell'Ovest seguiva dal suo castello ogni loro passo. Come osano varcare i confini del mio regno? Li sistemerò io! E allora chiamò il suo branco di lupi feroci. Chiamati, padrona? Sì, degli stranieri si stanno avvicinando al mio castello. Fermateli, sbranateli! Dietro di me, ci penserò io. Ti darò una bella lezione. Il boscaiolo di latta lottò con tutte le sue forze contro i lupi e riuscì a farli scappare. E i cinque amici ripresero il cammino. Come, sono ancora vivi? Presto, miei corgi, dovete fare a pezzi quella bambina e i suoi compagni. Guardate, guardate con chi torni. Questa volta non riusciremo a salvarvi. Questo è affar mio, stai tranquilla, vedrai. No. Prendi questo. E questo. Spaventapasseri riuscì ad eliminare tutti i corpi. Oh, maledetti! Ce l'hanno fatta anche stavolta! Allora, la strega dell'Ovest, ormai su tutte le furie, decise di usare il suo cappello. Un cappello magico che usava solo nei casi di emergenza. Eppe, eppe, ape! Illo, hollo, hello! Ziricuc, ziricic, zac! Pronunciate le parole magiche, il cielo si oscurò e arrivarono migliaia di scimmie volanti. Presto! Andate da quegli stranieri che hanno varcato i confini del mio territorio e massacrateli! Il leone però lo voglio vivo! Portatelo qui, così gli farò tirare la mia carrozza! Sì, padrona, agli ordini! Forza, ragazzi, all'attacco!
Lasciatemi! Lasciatemi! Oh, no, no, fatemi del male! Le scimmie volanti, in men che non si dica, fecero in mille pezzi il boscaiolo di latta, svuotarono completamente di tutta la paglia lo spaventapasseri e negarono come un salame il leone codardo. Vieni qui, ho trovato il cane e la bambina. No, lasciatemi, lasciatemi. La grossa scimmia si accorse che Dorothy era protetta dalla forza del bene che le aveva trasmesso la buona strega del nord con un bacio. Nessuno oserà fare del male a chi è stato baciato dalla strega del nord. La porteremo dalla padrona, ci penserà lei. Andiamo! Addio, amici! Buona fortuna! Oh, sì, avete fatto proprio un buon lavoro questa volta. Ma perché non avete ammazzato quella bambina? Abbiamo visto sulla sua fronte il bacio della strega del nord. Noi non possiamo farle del male. E va bene, ho capito. Avevo giusto bisogno di una sguattera, sì. Il leone fu rinchiuso nelle prigioni insieme ai martufi, mentre la povera Dorothy fu costretta a lavorare giorno e notte per la malvagia strega dell'ovest. Svelta a pulire quel pavimento, perché poi devi andare a prendere l'acqua. Su, datti da fare, bella, altrimenti non ti darò da mangiare e ucciderò il tuo bel cagnolino. Ehi, aspetta un momento, piccola sguattera. Dove hai preso quelle belle scarpette d'argento? Le portava la strega dell'est, le ho prese da lei. Ah, allora quelle devono essere scarpe magiche. Dammele qui. No, sono mie. Ti ho detto di darmele. No, non te le do, sono mie. Allora ti darò una bella lezione. Vai, l'acqua mi distrugge. Ah, volevi uccidermi, piccola sguattera. Che spavento che ho preso. Salvare Totò e il leone. Liberò anche l'intero popolo dei martufi che vivevano prigionieri da quando la cattiva strega, grazie al potere del suo cappello magico, si era impadronita del loro paese. I martufi, grati per essere stati liberati, ripararono lo spaventapasseri e il boscaiolo di latta. E finalmente Dorothy e i suoi compagni ripresero il viaggio verso la città degli smeraldi per rivedere il mago di Oz. Ma dov'è? Mago di Oz, abbiamo ucciso la strega dell'ovest come ci avevi ordinato. E questa è la prova. Ma dove ti sei nascosto? Devi dare il coraggio, ricordi? Va bene, tornate domani, ho bisogno di tempo per riflettere. Ma come? Non vogliamo aspettare ancora, devi mantenere la tua promessa. Voglio il mio coraggio. Basta! Insomma, ho detto basta, andatevene adesso. Che succede? Lasciami stare, insomma.
cosa volete? Lasciatemi stare, andate via, perché siete entrati? Andate via! Oh, ma tu chi sei? Chi sei, eh? Io sono Oz, il grande e terribile. Il mago di Oz, tu? Tu saresti il grande mago di Oz, stai scherzando? No, non è vero, io non sono un mago, sono soltanto un burattinaio, non sono un mago. Oh. Un burattinaio? Sì, sono anche ventriloquo e posso cambiare la mia voce. Statemi bene a sentire, ragazzi. Io sono Oz e ti darò il cuore più gentile di tutta la terra. Mi spiace, ma io non concedo mai i miei favori senza essere ricambiata. Ho capito tutto, tu parlavi in questo microfono cambiando ogni volta la voce e poi proiettavi delle figure sulle pareti. Deve essere proprio così, non è vero? Oh sì, è vero, perdonatemi, è vero, io vi ho imbrogliati. Molti anni fa lavoravo in un circo inglese. Sapete, ero molto conosciuto e anche molto amato dai bambini. Facevo anche dei numeri sull'aerostato. Ma un giorno la corda che lo teneva ancorato a terra si spezzò e l'aerostato prese a volare su nel cielo. Non so quanto tempo durò il mio viaggio perché persi conoscenza e quando mi svegliai mi accorsi che l'aerostato aveva toccato terra in questo meraviglioso paese e tutti pensarono che fossi un grande mago venuto dal cielo. Ma Lara, tu non sei un grande mago, sei soltanto un charlatano. No, non sono un mago, ho sempre usato solo qualche trucco. Per esempio, se volete vedere la prova, toglietevi gli occhiali. Scoprirete che questa città non è fatta di smeraldi, ma di semplice pietra. È vero, una città come tutte le altre è fatta di pietra. Io che credevo che fosse fatta di smeraldi. Già, è vero, anch'io. Sì, è un trucco ben riuscito. Le lenti degli occhiali sono verdi e tutti si illudono che la città sia fatta di smeraldi. Maledetto imbroglione, ci hai ingannati, ma ora vedrai, ti darò una bella lezione. No, aspetta, fermati, non uccidermi, ti prego. Vi chiedo perdono, ti supplico, non farmi del male. Farò tutto quello che volete, pietà. Il mago di Oz fu costretto ad escogitare qualche trucco per accontentare gli amici di Dorothy. Riempì di crusca la testa dello spaventapasseri, preparò un cuoricino di stoffa per il boscaiolo e offrì al leone uno strano intruglio. Allora dimmi, come ti senti, leone? Di la verità, non ti senti già forte e coraggioso? Beh, ecco io. Sì, mi sento pieno di coraggio, certo, coraggiosissimo. Io mi sento già molto intelligente, il mio cervello comincia a funzionare. E io ho finalmente un cuore molto gentile. Oh, amici, sono contenta per voi. Grazie. Però ora voglio dirvi la verità, voi desideravate tanto avere il cervello, il cuore, il coraggio, ma tutte queste cose erano già dentro di voi, solo che non vi siete mai accorti di possederle. Oh, dici davvero? No, non posso crederci. È così, vi dico, e l'avete dimostrato anche durante il lungo viaggio per giungere fino a qui. Certo, di fronte a ogni difficoltà avete agito con molta saggezza e con molto coraggio. E in ogni circostanza avete mostrato di possedere un animo buono e gentile. Amici, credo che il mago di Oz abbia ragione. Comunque d'ora in poi affronterò i problemi con più coraggio. E io sarò più buono ora che so di possedere un cuore gentile. Io, amici, studierò moltissimo, così svilupperò ancora di più il mio cervello. Lo spaventapasseri, il boscaiolo e il leone avevano scoperto di possedere ciò che avevano tanto desiderato. Il mago di Oz pensò di utilizzare il suo aerostato per far ritornare Dorothy nel Kansas e decise di partire con lei. Buon viaggio, cara Dorothy, e ricordati di noi qualche volta. Salutami, quei zii! Non ti dimenticherò mai. Ma ecco che proprio quando il boscaiolo stava per tagliare la corda... Accidenti, accidenti, accidenti.
Mi avete chiamato? Quello è un cappello magico e quando lo si gira per tre volte io appaio, dunque voi mi avete chiamata. Che cosa desiderate? Ma dimmi, tu chi sei? Sono Glinda, la buona strega del sud. Che cos'hai? Perché piangevi prima? Cosa posso fare per te, bambina mia? Un ciclone mi ha portato in questo paese e io voglio tornare nel Kansas dai miei zii, ma non so come fare, dovrò restare qui per sempre. Ma dov'è il Kansas? Nessuno lo sa, ma Dorothy vuole tornare laggiù dai suoi zii e noi non sappiamo come aiutarla. Ho capito, è molto semplice, ti aiuterò io a tornare laggiù. Davvero? Dici sul serio? Tornerà nel Kansas. Che bello! Ma come dovremo fare? È semplicissimo. Le scarpette che porta Dorothy sono magiche e possono trasportare chi le calza in qualunque parte del mondo, in men che non si dica. Basta battere i tacchi tre volte e ordinare loro di portarti dove vuoi. Non l'avrei mai immaginato. Grazie, strega gentile. Dopo aver mostrato a Dorothy come usare le scarpette magiche, la buona strega del sud scomparve. Addio, strega del sud, addio, addio e grazie, grazie. Sai, Dorothy, sono veramente contento per te. Grazie, amici, è tutto merito vostro. Oh, Dorothy, sono felice per te, ma sono anche tanto triste perché ci dobbiamo separare e non ci rivedremo più. Oh, non essere così triste, spaventapasseri. Non è il cervello che tanto desideravi, eh? E anche dei buoni amici, il boscaiolo e il leone. E io non vi dimenticherò mai. Coraggio, amici, dobbiamo fare partire Dorothy serena. Già, però anche tu stai piangendo, mi pare, boscaiolo. Allora, arrivederci, spaventapasseri. Addio, caro boscaiolo, addio, leone. Arrivederci, Dorothy. Arrivederci, Dorothy. Arrivederci, Dorothy. Addio, amici. Wow, wow, wow. Arrivederci, amici, non vi dimenticherò mai. Addio. Scarpette magiche, portatevi a casa mia nel Kansas dallo zio Enrico e dalla zia Emma. Portatevi a casa. Dallo zio Enrico e dalla zia Emma, e visse a lungo felice.